Ciao a tutti ragazzi e ragazze, belli brutti, belle brutte e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Oggi siamo in un video tutorial che sarà veramente utile per tutte le persone ovviamente che ne sono interessate e che hanno cliccato in questo video perché il titolo ovviamente doveva servire per un loro uso che dovevano farsene appunto perché è successo un qualcosa. Infatti possiamo capire che Ciò su cui si baserà questo video è un programma che si chiama EasyAS Data Recovery Wizard. Questo programma a cosa serve? Sappiamo che molte persone hanno perso i dati a causa di virus, formattazioni improvvise, malware. Questo programma serve proprio a recuperare i file persi a seguito di questi avvenimenti. E lo fa in soli tre passaggi: avvio del software, scansione del dispositivo di archivazione e ripristina. Ovviamente prima di tutto ciò dobbiamo andare a scaricare questo software. Per maggiori dettagli dovete visitare tutti i link che sono in descrizione perché sono veramente utili e vi serviranno ovviamente per ciò che dovrete andare a fare, perché se volete recuperare un file in descrizione ci sarà praticamente tutto ciò, tutte le info di cui volete disporre per riuscire a farlo. Inoltre in descrizione troverete anche un link per diciamo visitare tutorial che sono più approfonditi, che vi spiegano passo dopo passo come fare praticamente a operare una scansione, a recuperare i file, a scaricare praticamente il programma, a attivarlo e a fare praticamente di tutto. In questo video io vi spiegherò diciamo brevemente come si fa il tutto. La primo passo è andare su questo sito di cui il link ve lo metterò in descrizione e scaricare il programma, e non dovete fare altro per scaricarlo che cliccare su Data Recovery e successivamente andare su Data Recovery Wizard Free e cliccare su download. Io non lo faccio perché l'ho già scaricato. Appena fatto vi si aprirà diciamo una schermata, dovrete andare a cliccare sì, avanti e cose del genere finché non si scaricherà e vi apparirà diciamo questa icona nel desktop. Fatto ciò ragazzi vi si aprirà questa interfaccia, e in questa interfaccia voi avrete una cosa base di questo programma, ovvero una versione base. Infatti potete andare a recuperare fino a 500 MB di dati gratis. Potrete però aumentare questo raggiungendo i 2 GB addirittura, e per fare ciò non dovete fare altro che cliccare qua e condividere il software, questo programma, sui vari social network, su un vostro social network, e così otterrete 1,5 GB di dati gratis. Oltre ai 500 MB di base raggiungerete la soglia di 2 GB. Io per esempio lo voglio andare diciamo a condividere su Facebook. Faccio così, vado su Facebook e scrivo un post, scaricate il programma, e faccio pubblica su Facebook. Ok ragazzi, fatto ciò semplicemente non dovrete fare nient'altro, vi appariranno semplicemente questa cosa, ovvero ha recuperato 2048 MB di dati gratis. Come avete detto precedentemente non ho soltanto 500, quindi fa tutto in automatico, e avrete bensì 2 GB di base adesso per andare a recuperare i vostri dati. Ok, torniamo a noi. Allora, innanzitutto questi sono tutti gli hard disk dove praticamente avrete i vostri dati. Per recuperare per esempio i dati su un iPhone o su un Android vi lascerò un link in descrizione che ne parla approfonditamente. Non dovete far altro che praticamente collegare il vostro iPhone al PC tramite appunto un cavo USB e vi apparirà qua appunto l'hard disk e andare a recuperare i dati. Semplicemente vi faccio vedere come fare una scansione. Io per esempio voglio andare a recuperare i dati su questo hard disk. Sto toccando su questo hard disk, si avvierà una scansione, come vedrete bensì qua in alto. Fatta questa scansione troverà tutti i file che sono stati praticamente persi, e dovremo aspettare sì e no un minuto, e troverà davvero un sacco di file. Ok ragazzi, come possiamo ben vedere la scansione è riuscita, ovviamente è ancora in esecuzione, però già possiamo vedere i primi file.
Ovviamente qua sta aumentando perché sul mio computer ci sono un botto di file, addirittura ne sto trovando 80.000, 100.000, una cosa del genere. Io direi bensì di fermare la scansione. Per fermare la scansione basta cliccare torna indietro, smette la scansione, visualizza i risultati. Fatto ciò ci dice quanti file abbiamo trovato e adesso ovviamente è possibile andare a visualizzare i file per poi operare l'ultimo passaggio, ovvero ripristinarli. Eccolo qua. Come abbiamo ben visto, ci sono due scansioni, quella rapida che ha trovato 19 file e quella profonda che ha trovato invece 168.000 file. Ok, per andare a trovare i vostri file basterà fare così. Io per esempio posso andare qui su Minecraft, ho trovato un mio mondo, Pietro City 6. Questo mondo non so che fine aveva fatto, però era un mondo che avevo su Minecraft Pocket Edition. Per andare a fare dovrei semplicemente andare praticamente a recuperarlo. Quindi per fare recupera, per esempio, cliccare sul tasto destro sul file e fare recupera. Adesso torniamo indietro. Vuoi salvare solo la scansione corrente per il recupero dopo? In questo caso io clicco no, però se voi vorrete farlo dovete cliccare su salva. Io ho fatto no. Beh ragazzi, il programma in sé è questo, avete addirittura fino a 2 GB per recuperare praticamente il file. E per fare di più basterà cliccare su aggiorna ora per passare ovviamente alla versione professional. Questa è quella free di base. Costa sì 70 euro, ma comunque vi permette di avere praticamente una quantità e una possibilità di recuperare dati da infinita, cioè quanti ne volete. Mentre io ne ho soltanto 2 GB. E qua c'è il codice di licenza, però questo qui penso sia soltanto per gli sviluppatori. Qui ovviamente ci saranno tutti gli hard disk dove potrete recuperare i vostri file. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Visitate la descrizione perché ci sarà sia un link che vi porterà ai tutorial che vi spiegheranno passo passo come recuperare i dati magari in un vostro iPhone, in un vostro telefono Android, oppure come recuperare i dati in un PC a seguito di una formattazione. E visitate anche la descrizione perché troverete il link per scaricare il programma. Tutto è messo in ordine, quindi non potete sbagliare. Per questo video è tutto, mettete like, commentate e chiedetemi qualsiasi cosa nei commenti che vi risponderò su tutto. Iscrivetevi al canale e passate dai miei social, Instagram e Facebook, di cui anche il link ne troverete in descrizione. Per questo video è tutto, il programma si chiama Easy Us Data Recovery Wizard, la versione free. Per questo video è tutto, ciao a tutti ragazzi!